che di cui stiamo parlando riguarda contemporaneamente la nostra vita personale, la nostra vita di relazione e i legami che ci tengono insieme come società, come gruppo sociale. Quello che vale per un gruppo su Facebook vale nella società, quello è il gruppo di Facebook. Quello è il gruppo sociale, no? Di riferimento. Un pezzo di società. Ma chi definisce e contribuisce a definire i contorni, i colori di quel gruppo? Ognuno di noi fa anche la sua parte, ci mette la sua, o no? Oppure pensiamo che tutto ciò che accade nella nostra vita dipenda da altro o da altri? Questo è l'interrogativo di fondo. Perché altrimenti le parole trasparenza e partecipazione non hanno nessun significato. Bene, noi dal 2013 finalmente in Italia ci siamo dotati di una legge sulla trasparenza e contro la corruzione. Non l'avevamo prima. Nel 2013, in ragione di questa legge, che è la 190 del 2012, entra in vigore il primo codice della trasparenza. Questo codice della trasparenza degli anni subisce, diciamo, anche delle modifiche, e oggi, mentre ci parliamo, nel 2017, che si sta completando e si sta chiudendo, è arrivato ad un approdo di un certo rilievo. Perché nel 2016 il codice della trasparenza approvato nel 2013 subisce una modifica che non è una modifica laterale, non è una modifica di poco conto. È una modifica che suona così. Mi metto qui per tentare di farvi vedere da tutti, tranne da loro, che sono le mie autorità. Gli ho detto, mettetevi in prima fila che siete le autorità, perciò sono le autorità sigillate. Cosa dice questa novità introdotta nel 2016? Per la prima volta dice che in Italia tutti i cittadini, quindi ciascuno di voi, ciascuno di noi, ha diritto di chiedere e ottenere dall'amministrazione tutte le informazioni, tutti gli atti, tutti i documenti che l'amministrazione possiede. E aggiunge, questo diritto che si chiama, è un diritto di nuova generazione, è un diritto che discende direttamente dalla Costituzione. Si chiama diritto di accesso civico generalizzato. Diritto di accesso civico generalizzato. Diritto di accesso cosa significa? Ho diritto di vedere e prendere. Tu amministrazione hai? Io ho diritto di venire a vedere e prendere quelle cose che tu hai. Diritto di accesso. Civico. È un diritto che mi viene riconosciuto in quanto cittadino. Per la nostra Costituzione, il cittadino, per gli articoli 1, 2 e 3 della nostra Costituzione, 1, 2 e 3 della nostra Costituzione, il cittadino è un soggetto dotato di diritti, di libertà, di doveri, di responsabilità. Anzi,
2, lo Stato fa con noi un patto. Infatti la nostra si definisce una Costituzione pattizia e dice ad ogni cittadino: io ti garantisco diritti e libertà fondamentali di grande valore, il diritto alla tua dignità, allo sviluppo della tua personalità, il diritto alla salute, il diritto alla scuola, il diritto ad un abitare civile, il diritto all'informazione, il diritto alla difesa. Questi sono i diritti fondamentali, dietro cui ci sono grandi libertà. Ma ti chiedo in cambio, patto, ti chiedo di adempiere ad un solo dovere, senza il quale io non ti posso garantire quelle libertà e quei diritti. Guardate che la cosa è complicata, è bellissima però. Io ti garantisco diritti e libertà così importanti che da solo non posso attuare. Ho bisogno che tu adempi ad un dovere, uno solo. C'è qualcuno di voi che sa qual è questo dovere sancito dall'articolo 2 della Costituzione? Non lo sa nessuno. E ogni tanto mi viene di sbattermi la testa contro il muro per questo motivo, quando capisco che non lo sa nessuno. Perché capisco che non sappiamo il fondamento della Costituzione, perciò ci manca proprio la strada maestra. Il dovere che ci richiede quello stesso articolo 2 si chiama solidarietà. Perché quei diritti e quelle libertà si possano concretizzare, è necessario che nessuno di noi viva solo per sé, ma si preoccupi anche dell'altro, si senta soggetto di relazione, di scambio con l'altro, e se l'altro ha bisogno di aiuto glielo dà, e se lui ha bisogno di aiuto deve poterlo prendere da un altro. Se non c'è questa rete di scambio e di solidarietà, di socialità fondamentale, quei diritti e quelle libertà vanno a farsi strabenedire. Il diritto di accesso civico nasce dal fatto che noi siamo cittadini dotati di diritti, di libertà fondamentali e siamo legati a un dovere di solidarietà. Quindi quando accediamo, per capire se il nostro comune funziona bene o non funziona bene, cosa stiamo facendo? Stiamo adempiendo a quel dovere di solidarietà che ci prendiamo cura della cosa comune. Se la nostra scuola non funziona, ci mettiamo assieme e facciamo una manifestazione per farla funzionare meglio. Che cos'è? Esercitiamo cittadinanza attiva, vero? Siamo dei cittadini attivi che vogliamo che la nostra scuola funzioni meglio. Ne abbiamo diritto e abbiamo dovere di fare qualche cosa per la nostra parte perché funzioni meglio. Certo. Come facciamo a diventare cittadini attivi rispetto alle nostre amministrazioni, a chi ci governa, se non siamo in grado di sapere, conoscere, anche leggere, no? Anche valutare le scelte che questa amministrazione fa, come partecipiamo? Se tu mi hai promesso perché ti sei impegnato, ti sei impegnato a raggiungere la raccolta differenziata al 30% entro quest'anno, no? E la raccolta differenziata ha un valore per le cose che ci siamo detti, e insomma io voglio andare a vedere i dati dai quali risulta se Catania ci è arrivato al 30% o non ci è arrivato al 30% di raccolta differenziata, perché vedo quantità di cubi di spazzatura indifferenziata ancora per la città. Ma se io non ho diritto di accedere ai dati che portano i risultati di quanto è stato conferito
in termini di raccolta differenziata non potrò fare la mia battaglia, no o no? Quindi diritto di accesso civico in quanto cittadino e per poter esercitare i miei diritti e i miei doveri di cittadino generalizzato a tutti gli atti dell'amministrazione la cui conoscenza consente di attivare partecipazione attiva. Guardate, io per tanti anni ho insegnato all'università, ho smesso di insegnare da pochissimo tempo. Ho insegnato diritto amministrativo e ho insegnato poi un pezzo del diritto amministrativo che è la comunicazione pubblica istituzionale. Negli anni in cui ho insegnato questa parte del diritto amministrativo, ho contribuito anche a scrivere la legge sulla comunicazione pubblica, che è la prima legge, diciamo così, del 2000, che inaugura, no, gli strumenti attuativi della trasparenza. Quando insegnavo questa materia, a una mia studentessa, mi sto parlando di molti anni fa, ho dato una tesi di laurea che è su questi temi dei quali stiamo parlando. E gli ho detto, fammi una tesi, abbiamo scelto insieme che lei facesse una tesi sul bilancio partecipato e partecipativo di un comune e dei comuni. Era l'epoca in cui iniziava l'esperienza dei bilanci partecipati. Lei scelse un comune del Veneto e però mentre faceva questo lavoro mi ha fatto impressione, perché entrando qui stamattina, di questo abbiamo parlato mentre prendevamo il caffè e me lo sono ricordato così mentre prendevo il caffè, tra i comuni che per primi avevano inaugurato l'esperienza del bilancio partecipato e partecipativo c'era il vostro. Questo. Vedi come nella vita torna tutto. Cos'è un bilancio partecipato e partecipativo? È un bilancio trasparente. E perché è un bilancio trasparente? Perché quando io sto andando a costruire il bilancio, che significa scegliere quanti soldi spendere per questo, quanti soldi spendere per quello, quanti soldi spendere per quell'altro, quando io sto andando a costruire questo bilancio che contiene queste scelte di impiego delle risorse pubbliche e contiene però anche la previsione di quanto avrò in cambio dai miei cittadini in termini di tasse, no? Imposte e così via. Quindi il bilancio vede entrate ed uscite. Quando io sto costruendo questo bilancio ho due possibilità. O costruirlo, ed è legittimo, pienamente legittimo, esclusivamente nelle stanze del Consiglio Comunale, delle commissioni che si occupano di questo, oppure sentire i miei cittadini e chiedere loro quali sono le priorità, magari quartiere per quartiere, no? Le scelte che a loro interessano, che sembrano le più urgenti, quelle che non si può più aspettare di fare. Quando io costruisco il mio bilancio avendo ascoltato i cittadini, avendo raccolto i bisogni, i desideri, le istanze dei cittadini, magari non le potrò raccogliere tutti perché poi non tutti i soldi possono essere messi là, perché devo contemperare i bisogni di più parti del territorio, perché ci sono poi delle spese obbligatorie dalle quali non mi posso esimere. Però se io alcune delle scelte grosse che mi sono venute dalla società le traduco nel mio bilancio, ho fatto un bilancio partecipato. Qual è però la chiusura? E tutto questo è trasparenza. Non pensate che la trasparenza è un'altra cosa, che la trasparenza è questa.
l'accesso agli altri documenti serve per praticare queste cose, se no che cosa serve? Che abbiamo tempo da perdere, non ne abbiamo tempo da perdere. Andiamo a prenderci le carte del comune se ci serve per cose importanti, altrimenti abbiamo altre cose importanti da fare, giusto? Se sentiamo che è importante verificare come sono stati spesi i soldi, se sono stati spesi, a che punto sono le cose, e altrimenti che senso ha? Il ciclo però non si chiude. Se voglio fare veramente un bilancio partecipato e partecipativo, con solo ascolto dei bisogni dei miei cittadini e del mio territorio, vorrà che a fine d'anno mi presento, mi ripresento a quei cittadini e con verità, qualcuno ha usato questa parola verità che è importante, con verità dirò ai miei cittadini quali sono e in che misura sono stato capace di attuare quelle scelte e in che misura non ce l'ho fatta. Quindi il bilancio è partecipato se c'è anche un rendiconto partecipato. Perché la partecipazione, ricordatevi queste poche parole, è tenere conto dei cittadini e rendere conto ai cittadini. La trasparenza è funzione della partecipazione, è uno strumento essenziale per la partecipazione, perché mette in condizioni le autorità pubbliche, chi governa, chi gestisce il potere pubblico, di tenere conto dei propri cittadini, dei loro bisogni e di rendere conto ai propri cittadini. Il bilancio partecipato è la metafora, no? Di questo scambio tra cittadino e amministrazione. Pensate che quando si concepì il bilancio partecipato e partecipativo in quegli anni, non mi ricordo il vostro che anno l'avete fatto per la prima volta, quando? 94, perciò pensate quanto tempo è passato. Nel 1994 il diritto di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti della pubblica amministrazione non era generalizzato. I cittadini avevano diritto a vedere pochi atti dell'amministrazione. Oggi invece questa che chiamiamo cosa comune, no? Lo Stato come casa comune, come cosa comune, che appartiene a tutti, che è di tutti, lo è di più perché tutti abbiamo diritto a conoscere. Ricordatevi anche qui questa piccola cosa degli antichi, cioè un detto antico che è sempre vero. Io ricordo che non era mia nonna, perché io mia nonna non l'ho conosciuta, ma era la nonna di mio marito, una donnina piccolina ma molto energica, che mi diceva sempre: ricordati, sapere e potere, sapere e potere. La conoscenza ti dà potere. Più conosci, più puoi. Scegliere prima di tutto. Sapere è potere. Nel momento in cui lo Stato ci consegna una norma con la quale ci dice che abbiamo diritto a conoscere ciò che l'amministrazione fa, come lo fa, perché lo fa, col contributo di quali funzionari e dirigenti lo fa, quali risultati consegue. Nel momento in cui la legge ci mette in queste condizioni di saperne di più, ci sta mettendo nelle mani un potere in più, un potere che è potere di cittadinanza, che è un potere che fa di noi, donne e uomini, un po' più forti, sì, meno fragili, meno manovrabili, meno alla mercé di chi può. Quindi, capite, questo è l'altro passo, che
che questa diffusione delle conoscenze, dei dati pubblici, cosa fa? In quanto dà più potere ai cittadini, dà più forza ai cittadini, è il fondamento della democrazia. Cos'è che distingue una democrazia da una dittatura? In una dittatura pochi sanno e pochi possono decidere, partecipare, contribuire, determinare. In una democrazia, che per essere ricca, vera, deve essere una democrazia fondata sulla trasparenza e sulla partecipazione, molti sanno, molti possono, molti decidono consapevolmente. Questa è la differenza. Noi dobbiamo evitare di vivere troppo a compartimenti stagno, no? Dice, ci sono i flussi migratori così bestiali, terribili, che fanno paura, non so perché si spaventano, ci potrebbero spaventare anche di altre cose, perché fuggono dalle dittature, fuggono dalle guerre. Dalle dittature c'è da fuggire, eh? Perché lì dove c'è un dittatore, per esempio, o una dittatura, non c'è una vera democrazia. Si può decidere, ad esempio, che chi pratica una religione non ha diritto di esistere, lo uccidiamo. Chi appartiene ad una razza non è uguale a noi, lo discriminiamo. Poi se lo uccidiamo è anche meglio. In questi giorni il Papa è andato a fare un viaggio complicato, no? In Birmania, dove c'è una religione dominante, che è il buddismo, che peraltro è una religione, come ha detto il Papa stesso, no? Di tutto rispetto. E quelli che non sono di questa religione appartengono a un'altra religione, stanno subendo una delle persecuzioni che ha determinato un genocidio. Quei cittadini non hanno gli stessi poteri degli altri cittadini, ma neanche di fronte a un dittatore, neanche quegli altri cittadini che piacciono al dittatore, come si suol dire, o all'esercito che sta esercitando una dittatura, piacciono. I cittadini sono senza potere. I più fragili, le minoranze, possono essere anche fatte fuori fisicamente, scappano, emigrano, cercano rifugio altrove. Quindi è vero che quando parliamo di questi temi sembra che alla fine, perché è anche così, no? Come è stato detto, parliamo della nostra scuola, quindi del diritto in nome delle norme sulla trasparenza, anche di poter sapere di più della nostra scuola, di poter partecipare di più alla vita della nostra scuola, di poter contribuire di più a migliorarla. Però, se mi è consentito dirlo, in un mondo globalizzato parliamo anche di come tentare, no, di essere cittadini del mondo, non sperduti nel mondo, cittadini del mondo e nel mondo che hanno conoscenze, forza per vivere meglio nel mondo. Quindi parliamo di questioni che in qualche modo ci riguardano molto da vicino, molto direttamente. Vediamo, ragazzi, io ho parlato in apnea, ora devo respirare, è giusto, perché se no si muore, e quando uno può essere abituato all'apnea si muore. Vediamo un poco se vi passano per la mente parole, pensieri, dubbi, arrabbiature, tutto quello che vi passa per la mente. Proviamo così a fare circolare un po' di pensieri, va, così, pensieri sparsi. C'è un libro bellissimo che si chiama Pensieri spettinati. Ora, siccome l'ho presa di mira, che... No, adesso mi vuole dire una cosa che ha pensato. Oppure qualcun altro che l'ha
rilancio io, avvocato Lara. Sì, certo. Intanto che magari gli studenti rispetto. Non li dobbiamo fare riposare. Ecco, intanto che voi pensate alle vostre domande, io le chiedevo di raccontare loro quell'episodio che ci ha raccontato Tancona, che a me personalmente mi ha fatto girare il sangue, di quel ragazzo che è stato chiamato a far parte di quel comando che ha ucciso il giovane. Esatto, vi può raccontare, ragazzi? Lo posso raccontare, ma voi mi dovete dire, loro hanno diritto, poverini, a uscire oppure devono stare qua fino alle 12:30 senza uscire, come abbiamo organizzato la cosa, no? Per saperlo, perché vi vedo già un pochettino agitato. Allora, alla fine delle domande ci sarà, ascoltate ragazzi. No, ci devo una, allora, non c'è una pausa. Alla fine delle domande vi faremo un piccolo laboratorio dove vi faremo vedere come si controlla un sito, come l'abbiamo fatto noi. In mezz'ora per farvi vedere come si fa, poi a voi la scelta di replicarlo nelle vostre scuole, anche e soprattutto ai vostri insegnanti. Allora ragazzi, qua invece di fare io le domande a voi, mi fanno le domande a me, non mi pare una cosa tanto giusta, visto che ho parlato. Tengo ancora aperto per qualche momento il microfono invece a voi se avete qualche domanda che mi volete fare. E vi prometto che quell'episodio, che per me è un po' duro da raccontare, ve lo racconto lo stesso. Ma se avete qualche domanda, nel frattempo posso rispondere non solo alla sua domanda, anche a qualche altra domanda. Ma perché dite? Beh, c'è un'unica domanda. Già un coraggio, un coraggio. Io volevo fare una domanda personale a lei riguardo al fatto che lei ha detto comunque di essere una madre e una nonna, e tuttavia ha partecipato a processi per mafia anche di una certa importanza, e quindi volevo sapere se si è mai sentita minacciata la sua famiglia, se ha mai ricevuto intimidazioni, insomma quello che sappiamo purtroppo succede. Risponderò anche a questa domanda, ne accento ancora altre, così poi rispondo a tante domande insieme. Alzate la mano che vuole farmi. Prometto che rispondo a tutte. Lanci una bella mano. Così io mi riposo un po', fate un po' di domande, che mi riposo. Vado a prendere anche l'altro. Brava, ha parlato a voce bassa, devo alzare la voce io, vediamo se riesco a riferire bene. Lei dice, questo del quale sta parlando lei è un mondo che noi non conosciamo tanto bene, è vero? Del quale non siamo molto informati, vero? E in particolare a quale pensa, delle cose che ho detto io, le cose che sapete di meno? La corruzione e la mafia, ecco, questo territorio, dice la vostra compagna, della corruzione e della mafia, è un territorio che non conoscete tanto. Qui c'è qualche altra domanda? Si era manifestata qualche mano, qualche piede? No, niente mano, niente piede. Senza mano, senza mani, senza piedi. Ancora siete in tempo, perché io nel frattempo chiedo un goccio d'acqua, che qualcuno me lo dà, e avete ancora un po' di tempo. Allora, le domande sono, siamo poco informati, ha avuto paura, l'episodio del processo Fava. Ho raccolto tre domande, già mi è andata bene, giusto? Oh, vi devo dire una cosa, che i ragazzini delle scuole elementari me ne fanno di più domande. Sono meno timidi di voi. Forse becco la quarta domanda. Scusi, signora. Prego, prego. Avvocato. Io non sono d'accordo con lei, quando ha detto che
nessuno è innocente. Lei ha detto una cosa che non è assolutamente vera, perché lei dovrebbe vedere o sentire le singole esperienze delle persone. Mi spiego? E poi, quando lei ha detto che tutti siamo liberi, ha detto una colossa menzogna, scusi, ma lo sa su cosa si basa la libertà? Quando uno parla di pallone, di cibo e del tempo, cioè ciò di cui si parla in televisione, dalla mattina alla sera, lei pensa che la persona si libera solo perché non c'è più il fascismo? Che manganello? Poi un'altra cosa. No, prendo due domande, che sono buone domande. È vero, queste sono pesanti perché riguardano anche la singola persona, la sua vita, quello che gli è successo, non so se mi spiego. Poi c'è un'altra cosa. Qual è l'arma più potente in assoluto in mano a tutte le mafie del mondo e tutti i sistemi criminali? Qual è secondo lei? Secondo lei? No, basta lei. Io le dirò certamente qual è secondo me. Chiedo a lei per avere aiuto. È il silenzio. È il silenzio, è l'omertà, quella che noi chiamiamo. No, il silenzio proprio. Il silenzio. L'omertà. È solo la no, l'omertà è un specifico. Il silenzio è nella natura umana. C'è chi fa silenzio per fare meditazione? Certo. C'è chi fa silenzio perché sennò se la fa dopo della cosa. Se io dovessi raccontare la truffa che è stata fatta a me da organi dello Stato, funzionari dell'INPS, più grande ente pubblico, non so quanta gente dovrebbe finire in galera per 10-15 anni, come succede negli Stati Uniti, perché là il funzionario pubblico che sbaglia e truffa i singoli cittadini viene condannato a un pene pesantissimo, lo sa, la conosco bene la legislazione americana. In Italia non succede. Questi criminali di Ancona, dell'Ips di Ancona, mi hanno fatto una truffa colossale, che adesso non sto qui a spiegare, se no saremo qui un'altra mezz'ora, per cui da creditore dell'Ips, che doveva aumentarmi la pensione secondo determinate modalità, me l'ha diminuita perché doveva recuperare una somma che legalmente, come lei ha detto prima, non potevano più recuperare. Ecco, questo è quello che ho da dire. Grazie. Grazie. Allora, le domande sono sempre utili. Sempre utili, perché aiutano anche a spiegarsi meglio, a tentare no, di farsi capire meglio. Quando io dico nessuno di noi è innocente, cosa voglio dire? Io non contrappongo l'innocenza in questo caso alla colpevolezza in senso penale, no? Innocente è colui che non commette reato. No, non voglio dire questo. Certamente nessuno di voi commette reati, la stragrande maggioranza dei cittadini italiani non commettono reati, né sono mafiosi, né sono vanno dietro a pezzi di criminalità organizzata, ma quando io vi dico che rispetto a questa piaga che invade l'Italia, che è un tasso troppo basso di legalità, ecco, mettiamola così, è come se gli italiani non riuscissimo ad affezionarci, ad innamorarci della legalità, non riuscissimo a ritenere che la legalità è un bene prezioso. Per legalità sì, appunto,
il rispetto delle leggi, delle regole che ci tengono insieme, che ci consentono di convivere, no? In un modo un po' ordinato. È come se noi non fossimo sufficientemente, come popolo italiano, appassionati a questo valore della legalità, perché altrimenti non si giustificherebbe, no? Perché viviamo in una società e in uno Stato che conosce livelli così alti di illegalità, e non solo nelle aree territoriali tradizionalmente invase da poteri criminali, come sono le aree meridionali, dove c'è mafia, camorra, 'ndrangheta, ma purtroppo, come diceva anche il signore che è intervenuto alla fine, con fenomeni di illegalità anche dentro le istituzioni e così. Allora, quando io dico nessuno di noi è innocente, ciò che voglio dire è che quando noi, rispetto ad ingiustizie, rispetto anche alle piccole prepotenze, alla mancanza di rispetto per un altro, anche nelle nostre scuole, quando noi voltiamo la testa dall'altro lato e diciamo non mi riguarda, rinunziamo a una parte di noi. Una parte che invece deve coltivare, no? Il valore del rispetto dell'altro, anche se diverso, ancora di più se è debole. Rinunziamo a una parte di noi. No, a questo riguardo io sono d'accordo sul fatto che non bisogna girarsi dall'altro lato, però ovviamente una persona sola è una persona sola. Se tu vedi che le istituzioni non solo non ti appoggiano, ma rischiano anche di essere loro stesse coinvolte in qualche losco traffico, e quindi hai contro perfino le istituzioni riconosciute, dopo diventa difficile pensare che devi fare del bene all'altro. La vostra compagna ha detto una cosa troppo importante, non la possiamo perdere. Anzi, si ha detto, secondo me, due importanti. Ha detto, di fronte a fenomeni di prepotenza, di illegalità, di furbizia, se siamo da soli, prendere una posizione non è semplice, se siamo da soli. Io sono d'accordo con voi. Io penso che la battaglia per la legalità in genere, contro ogni tipo di violenza e di prepotenza, anche quella dei bulletti di scuole e di quartiere, è una battaglia che bisogna fare con gli altri, insieme agli altri. Noi è giusto che quando ci accorgiamo di un fenomeno di questo dentro la scuola, dentro il quartiere, no? Quando ci scontriamo con un'esperienza di violenza, di prepotenza, di illegalità, la riconosciamo, proviamo a parlarne con qualcun altro e a darci forza, a prendere forza, a costruire forza, perché se non siamo soli la nostra battaglia è più praticabile e ha anche più possibilità di successo. Vi porto un esempio che è un esempio che mi ha molto condizionato e positivamente condizionato nella vita. Diciamo che, siccome io sono vecchia, ho fatto alcune battaglie, ho combattuto con le altre donne nel 68, no? Per i diritti delle donne, per la loro emancipazione, per la loro liberazione. Non era una battaglia semplice, però eravamo in tanti a farla. Quindi io, proprio quando la vostra compagna ha detto ma da sole non si può, io dico sono pienamente d'accordo con voi. Bisogna mettersi insieme,
bisogna provare ad essere tanti. Poi ho fatto e continuo a fare la lotta contro la mafia e ho avuto un grande maestro in questa battaglia, che è stato Pio La Torre, purtroppo anche lui ucciso dalla mafia nell'82, pochi mesi prima che uccidessero il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Pio La Torre era un parlamentare, era un dirigente del Partito Comunista, io ero parlamentare regionale, ho lavorato con lui. E lui era un grande combattente contro ogni forma di prevaricazione e quindi contro la mafia. Ma veramente era troppo convinto, perché veniva da una famiglia di contadini poveri, no? Era figlio di una famiglia poverissima, di braccianti poveri, e aveva subito tutto il dolore di quella povertà, di quell'ingiustizia, no? Rispetto a chi invece era il proprietario del latifondo e usava la mafia contro i contadini poveri per assoggettarli. La storia del bandito Giuliano, forse qualche volta l'avrete sentito, ne avrete sentito parlare, Portella delle Ginestre. Insomma, lui da ragazzino si ribella a queste diseguaglianze e a queste violenze e comincia a non tollerare la mafia. E a noi cosa insegnava? Che la battaglia per la legalità e contro la mafia o si fa in tanti o non la si vince. Le battaglie grandi, i grandi valori, i grandi obiettivi vogliono tante persone insieme che si muovono, il movimento, tante persone disposte a spendersi, tante persone che rompono la propria solitudine, il proprio individualismo, no? E si mettono insieme. Se abbiamo un bulletto in classe ci mettiamo insieme e, come mi hanno detto i ragazzi, è stata la settimana scorsa, erano i ragazzini delle elementari di Falconara, hanno voluto parlare del bullismo e mi hanno lasciato a bocca aperta, perché mi hanno detto che bisogna mettersi insieme per difendere quel ragazzino che è vittima del bullo. Ma poi subito dopo sapete cosa bisogna fare? Bisogna entrare in rapporto col bullo, perché il bullo è il vero debole della situazione, è quello che se fa quelle cose forse ha un disagio e bisogna aiutare anche lui. Mi hanno lasciato con la bocca aperta perché dicevano una cosa giusta, giustissima, ma non so quanti di noi, no? Hanno poi la forza di dirlo e di farlo. Quindi sono d'accordo, bisogna mettersi insieme, bisogna non restare soli. E rispondo anche all'altra domanda: ma lei ha avuto paura? Io avevo una paura matta in quegli anni e avevo ragione di avere paura, avendo due figli piccoli. Io lavoravo a Palermo, facevo Catania a Palermo quasi ogni giorno da sola, perché non ho mai voluto la scorta, perché sono andata sempre sola. Avevo una paura matta per me e per i miei figli, ma siccome eravamo in tanti a combattere quella battaglia, quello mi dava una grande forza. Questa è la verità. E siccome pensavo che era la cosa più giusta che io potessi fare per i miei figli, quello di tentare di liberare quella terra prima di tutto dalla cultura della violenza e della mafia e dell'illegalità, quindi questo dava a me come a tanti altri la forza di andare avanti pur avendo un sacco di paura, perché purtroppo i mafiosi minacciano, ti telefonano a casa, ti inseguono armati mentre sei sull'autostrada, le abbiamo passate tutte. Si fanno trovare sotto casa tua. Nel mio caso è stata la cosa più terribile di tutte che è accaduta, che qualche giorno prima lo avevano detto per telefono, qualche giorno dopo l'hanno fatto. Mio figlio Attilio usciva, faceva il quarto ginnasio, dal liceo buono della città,
percorreva la strada buona della città in cui io stessa abito, e al semaforo se lo sono messo in mezzo e lo hanno massacrato di botte, gli hanno detto: così tua mamma impara. Lui è arrivato a casa con gli occhi che io non dimenticherò più, perché erano occhi terrorizzati, e a titolo di uno sportivo, era il campione di tennis, e una gamba, gliene avevano date tanti colpi, che aveva una gamba grossa così. Ed è stato troppo brutto per me. Quindi paura ne avevamo, però poi dopo questo episodio abbiamo fatto un'assemblea familiare, ci siamo riuniti. Abbiamo detto: ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Ci pieghiamo o andiamo avanti? Abbiamo deciso tutti insieme di andare avanti. Mio figlio Antonio nel suo liceo, mio figlio Attilio nel suo liceo, facevano una battaglia con gli altri studenti e avevano costruito il movimento degli studenti contro la mafia. La mamma matta faceva quello che poteva fare, abbiamo fatto quel poco che potevamo fare. E però non abbiamo sconfitto la mafia, ricordatevelo, perché ce l'abbiamo ancora, come le cose dimostrano. Però la cultura mafiosa, abbiamo fatto grandi passi avanti. Io entro nelle scuole della mia città e parlo con gli studenti come parlo con voi, non era così negli anni 80. Quindi paura sì, mettersi insieme è indispensabile, i diritti civili e i doveri civici si devono combattere anche individualmente, si praticano individualmente, ma se si riesce a essere con qualcun altro è meglio. Questo è il mio consiglio, proprio con tutto il cuore vi dico. Allora, noi abbiamo tutte queste comunità, no? La scuola è una comunità, la classe è una comunità, anche il gruppo su Facebook è una comunità, no? Usiamole queste comunità. Il 25 novembre, che è stato poco tempo fa, che era il giorno contro la violenza delle donne, sono stato in un istituto catanese grande grande, ho avuto una sorpresa fantastica. Sapete che hanno fatto in questa scuola, che poi è un istituto professionale? Hanno aperto uno sportello contro la violenza. Si sono prima formati insegnanti e studenti, e hanno aperto uno sportello fisico, ma anche uno sportello virtuale, in cui chi ha dei problemi di prevaricazione, di violenza, di stalking, nell'anonimato si rivolge allo sportello e lo sportello si mette in movimento e dà aiuto. È una comunità scolastica, no? Che si muove, che crea un movimento dentro, che fa crescere dentro valori, che li pratica. Certo, per rispondere alla tua domanda, ne sappiamo poco di mafia, di corruzione, ma se cominciamo a muoverci ne sapremo sempre di più, apriremo gli occhi. La scelta vostra oggi di essere qua dimostra questo, no? Per saperne un po' di più. Per saperne un po' di più. Allora, ritorno, quando io dico nessuno è innocente, voglio dire, per chi non mi sono spiegata bene, quindi mi spiego meglio, spiego che ognuno di noi può fare la sua parte. E che se decide di non farla, si prende la responsabilità di non farla. E se decide di voltarsi dall'altra parte, si prende la responsabilità nella sua libertà di non farla. So bene quello che voleva dire quel cittadino. In un mondo, in un tempo in cui si parla molto di pallone e di altre amenità, è difficile costruire il valore della libertà dentro di noi, no?
e praticarlo, perché la libertà è una cosa grossa. Tanto si è più consapevoli, si conosce, si è consapevoli, tanto più si esercita libertà. È difficile, ma non è impossibile. Non è impossibile. Non è impossibile. Se fosse impossibile non varrebbe la pena di essere qua. E vengo all'ultima domanda, che per me è un pochino più difficile, perché mi ricorda tante cose faticose. Questo ve lo voglio dire con tutta sincerità. Ogni professione porta con sé la sua fatica, no? Se la si fa, diciamo, bene, si prova a farla al meglio delle proprie possibilità, ogni professione porta delle fatiche. Quindi anche fare l'avvocato, se provi a farlo bene, porta delle fatiche. Però vi devo dire con tutto il cuore che la fatica non è sempre la stessa. E qui guardo lei per quello che ha detto, ne sappiamo poco, no? Perché a volte la conoscenza provoca anche un po' di dolore. Se conosci cose pesanti, un po' di dolore lo provi. Allora, se io assumo la difesa di una ragazzina, fra l'altro si chiamava come me, si chiama anzi come me, che aveva subito violenza dal proprio zio, dal fratello del proprio padre che era morto, da quando aveva 7 anni a quando ne ebbe 14, e trovò la forza di denunziare, se ne andò direttamente da sola dai carabinieri a dirlo. Certo, quando io ho preso la difesa di questa ragazzina e dalle sue parole e dal suo racconto, no? Ho avuto modo di conoscere la sua sofferenza. E poi quando questa conoscenza è diventata nel processo, nel corso del processo, una denuncia, un'accusa con quello lì che era là davanti, no? È una richiesta forte di condanna per quell'uomo. Vi devo dire che fare un processo di questo tipo non è come fare un processo qualunque, perché il dolore di quella ragazzina, di quella sua mamma, quella pena e anche la difficoltà di farsi capire, era tanti anni fa. Io dico che su ogni processo di violenza contro le donne, in particolare se bambine, poi non vi dico, e in ogni processo per le vittime della mafia ci lasci un po' di anni della tua vita. E perché il contatto con delle cose troppo brutte, no? Allora, l'episodio che Carlo mi chiede di raccontarvi, perché riguarda un ragazzo della vostra età, è un episodio che io ho vissuto dentro un processo di mafia che per me è stato molto faticoso, che è durato 10 anni, tra primo, secondo e terzo grado, il processo per il delitto del giornalista Giuseppe Fava, ed è un episodio che mi ha colpito molto. Fava viene ucciso nel 1984, il 5 gennaio dell'84, era un giornalista coraggioso, faceva il giornalista veramente, viveva a Catania. A Catania la vecchia mafia stava lasciando il passo alla nuova mafia di Benedetto Santa Paola, quello che poi ordinerà il suo omicidio, e la città era attraversata da una guerra di mafia tra le varie bande, per cui in un anno sono state uccise più di 100 persone a Catania, tra questi ragazzi di 20 anni, 22 anni, 40 anni, capite? Quando esplose questa guerra di mafia, e Fava scriveva per il più importante giornale della città,
e c'era una città, Catania, che sosteneva che la mafia a Catania non c'era, la mafia era a Palermo, la 'ndrangheta era a Napoli, ma Catania era una città senza mafia. Quando Fava comincia a scrivere, dice no, ma qui sta succedendo qualcosa, e comincia a descrivere, no, questo processo di costruzione della nuova mafia, delle nuove forme di violenza, e come ha detto la vostra collega, anche di pezzi dello Stato che coprivano i mafiosi. C'erano dei poliziotti che erano d'accordo con i mafiosi, che facilmente si facevano corrompere. Naturalmente Fava diventa un uomo scomodo. Quando poi Fava riesce a capire ciò che io ho raccontato all'inizio di questo nostro incontro, che la mafia è potente non perché spara, spaccia e così via, ma perché riesce a fare accordi con la politica e con gli imprenditori, e diventa un potere dei poteri e tra i poteri, e contribuisce a costruire un potere anche economicamente molto forte. Quando Fava capisce questo, che anche a Catania ci sono imprenditori grossi, ex sindaci, prefetti della città, che hanno fatto accordi con Santa Paola, e ricordo che pubblica pochi giorni prima di essere ucciso una fotografia in cui all'inaugurazione di un negozio di un mafioso, erano presenti il prefetto, era presente questo sindaco, quando pubblica erano presenti questi imprenditori, e lui era un uomo di Santa Paola. Quando pubblica questa fotografia sul giornale, questo giornale si chiamava I Siciliani, potete entrare nel sito della Fondazione Fava e troverete tutti i numeri dei siciliani di cui Giuseppe Fava, finché non è stato ucciso, era direttore. A quel punto la mafia decide che Fava deve essere ucciso.